Allora, sì, oggi parleremo di Lightning Network, in particolare questo qui è appunto l'indice della mia presentazione. Innanzitutto parlerò brevissimamente di Bitcoin e del problema, in particolare del problema della scalabilità di Bitcoin. Poi parlerò appunto di Lightning Network, che è una tecnologia, come vedremo, che prova a risolvere i problemi di scalabilità di Bitcoin. Un po' più avanti parlerò appunto della mia ricerca che ho condotto durante il dottorato e durante anche questo ultimo anno di postdottorato, in cui appunto mi sono occupato di studiare un po' le performance di Lightning Network e alla fine darò delle conclusioni. Allora, iniziamo quindi con Bitcoin e la scalabilità. Come immagino tutti di voi sappiate, Bitcoin appunto è una criptomoneta decentralizzata, decentralizzata nel senso proprio perché non esiste un ente centrale, non esiste una banca che gestisce Bitcoin, ma invece è gestita, diciamo, in maniera collettiva da una rete di nodi, una rete di computer, ed è una criptomoneta proprio perché la sicurezza di questa moneta e appunto il funzionamento viene garantito dalla crittografia informatica. Come immagino appunto sappiate già, la blockchain è quel registro distribuito e pubblico che memorizza tutte le transazioni di Bitcoin. Quindi ogni qualvolta avviene una transazione o uno scambio di Bitcoin, la blockchain memorizza queste transazioni, tutte quelle che sono avvenute in Bitcoin all'inizio di Bitcoin fino ad ora. La blockchain è distribuita nel senso che vi sono più repliche della blockchain, più copie della blockchain memorizzate in nodi diversi e quindi viene utilizzato un cosiddetto protocollo di consenso distribuito che serve a far sì che tutte le copie della blockchain, anche se sono memorizzate in luoghi diversi, sono comunque uguali tra loro. Questo protocollo di consenso distribuito in Bitcoin è basato sostanzialmente funziona grazie alla combinazione di proof of work e incentivi economici. Proof of work, immagino ne avete sentito parlare, comunque è questo meccanismo di sincronizzazione tra i vari nodi che fa sì che appunto vengano prodotti nuovi blocchi. Sostanzialmente vi sono questi nodi minatori in Bitcoin che calcolano questa prova crittografica, questa proof of work. È il primo che appunto risolve questo puzzle crittografico chiamato proof of work, memorizza nu un nuovo blocco di blocchi nella blockchain e riceve in cambio anche degli incentivi economici. Tutto questo è fatto appunto fa parte di questo protocollo di consenso distribuito che definisce appunto come vengono create nuovi blocchi, come vengono inseriti nella blockchain e memorizzati di fatto in tutte le copie nella blockchain. Questo tipo di protocollo ha come obiettivo quello di garantire la decentralizzazione di Bitcoin, cioè questa combinazione di questa proof of work e di questi incentivi economici fa sì che Bitcoin possa funzionare in maniera decentralizzata, dove non è necessario che ci sia appunto un ente centrale che lo controlli, ma in linea di principio tutti i nodi, tutti i computer, senza venire identificati, purché abbiano il protocollo di abbiano scaricato il software di Bitcoin e purché abbiano una buona capacità computazionale, possono partecipare attivamente alla gestione di Bitcoin, alla creazione di nuovi blocchi, nuove transazioni e via dicendo. Quindi questo tutto ciò garantisce la decentralizzazione di Bitcoin. Uno dei problemi più gravi che però affligge la blockchain è quello che la blockchain non scala. In particolare, questo significa che Bitcoin riesce a supportare al massimo 7 transazioni al secondo, più o meno. Quindi in Bitcoin è possibile fare all'incirca al massimo 7 transazioni al secondo, che è un numero molto basso. Rispetto invece ai normali sistemi di pagamento a cui siamo abituati, diciamo Visa, Mastercard riescono a gestire migliaia di transazioni al secondo. Quindi per un sistema di pagamento come Bitcoin, che vuole essere un sistema di pagamento globale, questo numero, 7 transazioni al secondo, è un numero molto basso.
Il motivo per cui è così basso è perché appunto proprio a livello di design, a livello di codice software, la crescita della blockchain è limitata. C'è un limite che viene imposto alla crescita della blockchain per evitare che diventi troppo grande e quindi per permettere a più nodi possibili di memorizzarla. Quindi si vuole evitare che la blockchain diventi troppo grande in dimensioni, quindi si limita la sua crescita. In modo che tutti i computer possano comunque memorizzare tutta la blockchain, tutte le transazioni presenti nella blockchain. E questo è un punto chiave della decentralizzazione di Bitcoin. Se la blockchain non fosse limitata, avrebbe delle dimensioni spropositate, la potrebbe memorizzare solamente dei server centralizzati, quindi avremmo un sistema centralizzato. Per avere invece un sistema decentralizzato, la crescita della blockchain viene limitata e questo fa sì che però Bitcoin non scala, supporta solo poche transazioni al secondo. Le cosiddette Payment Channel Networks, reti di canali di pagamento, sono una delle soluzioni più promettenti a questo problema di scalabilità perché permettono di mantenere la decentralizzazione, cioè ci sono varie altre soluzioni al problema della scalabilità, ma è una sorta di compromesso tra la decentralizzazione e la scalabilità. Invece Lightning Network riesce a mantenere, come dire, un alto livello di decentralizzazione senza aumentando comunque la scalabilità. Perché? Le Payment Channel Networks permettono di fare pagamenti off-chain, cioè pagamenti fuori dalla blockchain. Questi pagamenti che si fanno in queste reti di canali di pagamento non devono essere memorizzati nella blockchain e quindi non sono soggetti al limite di 7 transazioni al secondo. Quindi sono, diciamo, potenzialmente o comunque teoricamente illimitati, non sono soggetti a limiti di scalabilità della blockchain. Inoltre non vanno ad appesantire la blockchain proprio perché non vengono memorizzati nella blockchain e quindi mantengono, diciamo, Bitcoin comunque decentralizzato perché la blockchain rimane piccola in dimensioni e si può fare invece un numero teoricamente illimitato di pagamenti fuori dalla blockchain grazie a queste Payment Channel Networks. Cosa sono queste Payment Channel Network? Sono appunto reti di canali di pagamento. È un canale di pagamento, un payment channel, è un canale che viene aperto tra due parti, tra due nodi, attraverso il quale i due nodi possono appunto fare transazioni off-chain. Quindi questo canale è aperto tra due nodi in cui i nodi possono scambiarsi transazioni che non devono essere memorizzate nella blockchain. Quindi vediamo un esempio di Payment Channel per capire un po' meglio come funziona. Quindi immaginiamo appunto che ci sono questi due personaggi, Alice e Bob, che vogliono aprire un canale di pagamento. Quindi Alice mette 0,5 Bitcoin in questo canale di pagamento e Bob, anche lui, mette 0,5 Bitcoin in questo canale di pagamento. Quindi sostanzialmente stanno come dire, mettendo dei loro Bitcoin nel canale di pagamento, stanno facendo il funding del canale. Quindi aprono questo canale in cui inizialmente la balance di Alice è 0,5 Bitcoin e la balance di Bob è 0,5 Bitcoin. Con balance si intende quindi la capacità economica di una parte nel canale. Quindi al momento dell'apertura del canale, Alice ha 0,5 Bitcoin nel canale e Bob ha 0,5 Bitcoin nel canale. Queste sono le loro balance iniziali. Una volta che il canale è aperto, quindi a tempo T1, dopo che il canale è stato aperto, Alice può fare dei pagamenti a Bob sostanzialmente senza usare la blockchain. Quindi Alice può trasferire 0,1 Bitcoin a Bob e come lo fa? In pratica le due parti aggiornano le loro balance. Quindi come vedete sotto, quando Alice trasferisce 0,1 Bitcoin a Bob, Alice diminuisce la sua balance di 0,1 Bitcoin e Bob aumenta la sua balance di 0,1 Bitcoin. Quindi
Alla fine del pagamento, la balance di Alice è diventata 0,4 Bitcoin e la balance di Bob è diventata 0,6 Bitcoin. E quindi c'è stato un trasferimento di Bitcoin da Alice a Bob all'interno del canale di pagamento senza dover usare la blockchain. Diciamo, a questo livello è come se la blockchain non esistesse. Quindi, invece, questo era un payment channel, invece una rete di payment channel è sostanzialmente un insieme di canali di payment channel collegati tra di loro. Quindi, vediamo un esempio. Mettiamo caso che Alice voglia trasferire 0,1 Bitcoin a Dave, ma non ha un canale di pagamento direttamente aperto con Dave. Tuttavia, Alice può sfruttare questi canali che vediamo raffigurati qui, quindi sostanzialmente Alice può trasferire 0,1 Bitcoin a Bob, Bob trasferisce 0,1 Bitcoin a Carol, Carol trasferisce 0,1 Bitcoin a Dave e alla fine di questi trasferimenti 0,1 Bitcoin è stato trasferito da Alice a Dave. Come è stato trasferito, appunto, come vi dicevo prima, aggiornando le balance nei canali. Quindi Alice nel canale con Bob abbassa la sua balance di 0,1 Bitcoin, Bob fa lo stesso nel canale con Carol perché sta trasferendo 0,1 Bitcoin a Carol, Carol sta trasferendo questi 0,1 Bitcoin a Dave e alla fine quindi in sostanza 0,1 Bitcoin è stato trasferito da Alice a Dave sfruttando questi canali intermedi, il canale che Alice ha con Bob, il canale che Bob ha con Carol e il canale che Carol ha con Dave. Questo quindi, come dire, a un livello molto alto è il concetto di Payment Channel Network. Quindi la blockchain non viene affatto utilizzata a questo livello. Vediamo adesso più nel dettaglio Lightning Network. Lightning Network è sostanzialmente la payment channel network mainstream, la più utilizzata, ed è costruita per Bitcoin. Quindi Lightning Network è possibile appunto fare pagamenti off-chain in Bitcoin, sostanzialmente nella valuta Bitcoin, ed è la più utilizzata perché c'è il più gran numero di nodi e canali attualmente. Infatti, questa qui è Lightning Network in questo momento, quindi ieri, ci sono all'incirca 20.000 nodi, ci sono all'incirca 46.000 canali, e in questi canali sono stati allocati in totale, in tutti i canali, più di 1.000 bitcoin, 1.300 bitcoin all'incirca, che corrispondono a circa 52 milioni di dollari. Quindi non è una rete, ecco, enorme con miliardi di nodi, però è ecco, una rete già di modeste dimensioni. Di sicuro è la Payment Channel Network più utilizzata. Vediamo appunto come funziona un canale di pagamento in Lightning Network un po' più in dettaglio. Quindi per aprire un canale di pagamento Lightning Network cosa succede? Che Alice e Bob fanno una transazione nella blockchain di Bitcoin. Questa transazione contiene sostanzialmente le balance iniziali di Alice e Bob. Quindi Alice e Bob mettono ognuno 0,5 Bitcoin, quindi fanno una transazione in cui ognuno di loro mette 0,5 Bitcoin in questa transazione. Questa transazione poi viene mandata alla blockchain e dovrà essere memorizzata nella blockchain. Nel momento in cui la transazione viene confermata, allora il canale lo si può considerare aperto e quindi Alice e Bob possono scambiarsi i pagamenti fuori dalla blockchain, come vi facevo vedere prima, semplicemente aggiornando lo stato del loro balance, quindi aggiornando le loro rispettive balance. Nel momento in cui questa transazione in cui hanno messo l'initial balance è finita nella blockchain ed è confermata, Alice e Bob possono dimenticarsi della blockchain e possono continuare a fare i loro pagamenti off-chain in questo canale di pagamento aggiornando le loro balance. E queste operazioni, queste operazioni di pagamento, quindi di aggiornamento delle balance, sono assolutamente non visibili nella blockchain. Cioè nella blockchain non si vede nulla di tutto questo, non viene sostanzialmente dimenticata da Alice e Bob una volta che aprono un canale di pagamento.
Nel momento in cui però vogliono chiudere il canale di pagamento, cosa succede? Che fanno un'ulteriore transazione nella blockchain. Questa transazione sostanzialmente serve a ritornare le balance finali ad Alice e Bob. Quindi dopo che hanno fatto tutta una serie di pagamenti, a un certo punto ci avranno lo stato finale delle loro balance, per esempio, non so, Alice 0.3 Bitcoin e Bob 0.7 Bitcoin. Alla fine, quindi, quando vogliono proprio chiudere il canale, non vogliono più utilizzarlo, non vogliono più fare degli scambi tra di loro, allora chiudono il canale con una nuova transazione. Questa transazione sostanzialmente restituisce ad Alice e Bob i fondi che avevano allocato nel canale a seconda del loro lo stato finale del canale, delle loro balance. Una cosa interessante di Lightning Network è che introduce il concetto di punizione. Che significa? Che se Alice prova a in qualche modo rubare i soldi di Bob nel canale, allora Bob se ne può accorgere e se ne accorge può sostanzialmente prendere tutti i soldi di Alice. Quindi se Alice prova a comportarsi in maniera non corretta, non seguendo il protocollo, allora Bob in cambio può prendere tutti i soldi di Alice. E questo appunto dovrebbe disincentivare Alice o comunque chiunque a comportarsi in maniera scorretta. Notare che tutto viene fatto in maniera automatica tramite software, però questo è un punto cruciale di Lightning Network. Se un utente prova a, come dire, a prendere in giro l'altro e fregare l'altro, allora la controparte del canale può punirlo prendendo sostanzialmente i suoi soldi nel canale. Quindi io che apro un canale non sono incentivato a, come dire, a provare a comportarmi in maniera scorretta perché altrimenti rischio di perdere i soldi che ho nel canale. Perché è un aspetto cruciale? Perché diciamo, il concetto di punishment, di punizione in Lightning Network dovrebbe garantire la cosiddetta trustlessness, che è una delle proprietà, diciamo, di cui si fa vanto Bitcoin, in generale tutta la crypto community, cioè il fatto che non mi devo fidare di nessun altro. Cioè il sistema funziona, Bitcoin funziona e anche Lightning Network, tra virgolette, funziona, anche se gli altri si comportano male. Anche se gli altri si comportano male, o comunque non si comportano secondo il protocollo, il sistema comunque continua a funzionare. Nel caso di Lightning Network io non perdo fondi. Questa è una proprietà, diciamo, fondamentale di Bitcoin, che vuole essere decentralizzato, vuole essere aperto a tutti, e che continua a funzionare anche se appunto le parti non si comportano in maniera corretta seguendo il protocollo. Il problema, uno dei problemi però è che la punizione non è automatica, nel senso che Bob deve stare sempre online a monitorare la blockchain. Non vi spiego i dettagli di questo, però appunto affinché Bob si accorga che Alice sta cercando di rubargli i fondi del canale, deve stare sempre online e deve accorgersi appunto che Alice sta cercando di prendergli i soldi. Se non se ne accorgesse in tempo, rischierebbe di perderli. Quindi comunque il punishment non è automatico, ci vuole il computer sempre acceso o Bob o comunque un software che monitora continuamente la blockchain. Vediamo adesso, abbiamo visto il payment channel in Lightning Network, vediamo invece adesso la payment network. Quindi sostanzialmente Lightning Network permette appunto di trasferire pagamenti off-chain attraverso più canali. Come avviene questa cosa? Avviene attraverso un particolare contratto che si chiama Hashed Time Lock Contract. L'Hash Time Lock Contract sostanzialmente implementa pagamenti off-chain condizionali in un canale di pagamento. Adesso vediamo che cosa significa esattamente. Questo è l'esempio di come funziona un HTLC. Se appunto Alice e Bob hanno definito un HTLC nel loro canale, l'HTLC funziona in questo modo. Se Bob mostra un valore che chiamiamo R ad Alice, allora Alice paga 0,1 Bitcoin a Bob.
Se invece Bob non mostra questo valore R entro per esempio 24 ore, allora il pagamento non avviene, cioè allora Alice non paga Bob. In questo senso è un pagamento condizionale, è un pagamento che è condizionato allo svelamento di un valore, che in questo, chiamiamo, in questo caso ho chiamato R. Quindi quando Alice e Bob stabiliscono una HTLC, se Alice mostra un valore R a Bob, allora scusate, se Bob mostra un valore R ad Alice, allora Alice paga 0,1 Bitcoin a Bob. Invece, se Bob non mostra questo valore R entro un certo timeout, allora il pagamento non avviene. Questo HTLC serve sostanzialmente a fare pagamenti attraverso più canali. Prima di farvi vedere come avviene, è importante però dire che appunto i fondi in un HTLC sono bloccati o fino a quando il pagamento ha successo, oppure fino a quando questo timeout di cui vi parlavo prima scade. Quindi nel momento in cui Alice fa un HTLC con Bob, i fondi che si inseriscono nell'HTLC, nell'esempio era 0,1 Bitcoin, restano bloccati o fino a quando Bob non mostra R e quindi il pagamento va a buon fine, oppure fino a quando non scade il timeout. E quando scade il timeout, il pagamento è fallito. Quindi vediamo a che cosa serve questo meccanismo degli HTLC per fare un pagamento in una rete di canali, un pagamento che attraversa più canali. È il solito esempio di Alice che vuole fare un pagamento a Dave passando tra i canali Bob, Carol. Quindi come funziona? Alice dà il valore R a Dave e glielo trasferisce. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che vengono stabiliti gli HTLC in tutti i canali. Quindi Alice stabilisce un HTLC con Bob di 0,1 Bitcoin, lo vediamo qui in basso nel canale, e gli dice: Bob, quando tu mi mostrerai un valore R, io ti trasferirò 0,1 Bitcoin. Stessa cosa fa Bob con Carol, gli dice: Ok, quando Carol tu mi mostrerai un valore R, io ti trasferirò 0,1 Bitcoin. E stessa cosa farà Carol con Dave. Dave, quando tu mi mostrerai il valore R, io ti trasferirò 0,1 Bitcoin. Se per un qualche motivo il valore R non viene svelato a nessuna delle parti, il pagamento dopo la scadenza del timeout non avviene e quindi i fondi tornano indietro alle parti che stavano pagando. Quindi il terzo passaggio è questo: Dave aveva R e aveva mandato Alice nel primo passaggio, quindi Dave mostra R a Carol e quindi avviene il pagamento. Carol trasferisce 0,1 Bitcoin a Dave. Carol prende questo valore R e lo mostra a Bob e quindi Bob trasferisce 0,1 Bitcoin a Carol. Bob prende il valore R, lo fa vedere ad Alice e quindi Alice trasferisce 0,1 Bitcoin a Bob. Quindi sostanzialmente alla fine 0,1 Bitcoin è stato trasferito da Alice a Dave attraverso questo meccanismo dell'HTLC. Quindi è come se il pagamento avvenisse, come dire, al contrario. Prima Dave si prende 0,1 Bitcoin da Carol, poi Carol se li prende da Bob e poi alla fine Bob se li prende da Alice. Quindi alla fine 0,1 Bitcoin sono stati trasferiti da Alice a Dave attraverso questi vari step. Perché non si fa direttamente il passaggio di 0,1 Bitcoin da Alice a Bob, da Bob a Carol, da Carol a Dave? Perché non c'è nessuna garanzia che poi i soldi arrivino a Dave. Cioè, se Alice trasferisse 0,1 Bitcoin a Bob, chi assicura ad Alice che Bob poi li trasferirà a Carol e che Carol poi li trasferirà a Dave? Nessuno. E quindi in IT Network si è inventato questo meccanismo dell'HTLC con questi vari step, per cui alla fine il pagamento si assicuri che arriva a Dave, oppure se qualcosa va male, i fondi tornano indietro al pagante, in questo caso a Alice.
L'altro aspetto importante di Lightning Network è che i nodi intermedi applicano delle fee per fare il forwarding dei pagamenti. Quindi in questo caso Bob e Carol, per questo servizio di trasferimento di pagamento, applicano delle fee, quindi si prendono una parte del pagamento che Alice vuole destinare a Dave. Quindi quando Alice paga Dave, non solo deve allocare i fondi che vuole trasferire a Dave, ma deve anche allocare le fee che pagherà a Bob e a Carol. Lightning Network però ha diciamo delle problematiche. La prima problematica è il routing, nel senso che in Lightning Network è il nodo che fa il pagamento a dover cercare il percorso di canali per arrivare al nodo destinatario. Spesso il nodo che fa il pagamento magari non ha le informazioni aggiornatissime sulle condizioni dei canali e sulle condizioni della rete, e quindi magari il pagamento potrebbe fallire o dovrebbe essere tentato più volte. Un altro problema è che la capacità dei canali limita l'amount dei pagamenti, cioè sostanzialmente quando Alice e Bob creano un nuovo canale, quello che succede è che loro mettono una quantità finita di Bitcoin, nell'esempio era 0,5 ciascuno, quindi alla fine quel canale avrà in totale un Bitcoin. Quella quantità è fissa, il canale avrà sempre un Bitcoin e quindi non si potranno fare dei pagamenti maggiori di un Bitcoin in quel canale. Quindi le capacità dei canali sono una quantità fissa che limitano quindi l'amount di pagamenti che è possibile fare. Inoltre, i canali sono soggetti a sbilanciamento. Se Alice fa una serie di pagamenti a Bob, la balance di Alice poi va a zero e quindi a quel punto Alice non può più fare pagamenti a Bob a meno che Bob non faccia un pagamento ad Alice. Quindi i canali sono soggetti allo sbilanciamento. E inoltre, i nodi che falliscono, che magari appunto si disconnettono appositamente, possono comunque causare il blocco di fondi, perché appunto l'HTLC, come vi dicevo, blocca i fondi fino a un certo timeout. Se io stabilisco un HTLC con un altro nodo e poi spengo il computer, questi fondi restano comunque bloccati fino allo scadere del timeout, che può durare anche diverse ore, e quindi comunque c'è un problema di fondi che restano bloccati. Diciamo che non penso di avere tempo di presentare il mio lavoro di ricerca. Danilo, correggimi se sbaglio. No, in effetti, non lo so se dipende quanto ci metti, ma Vabbè, diciamo, avresti 2 minuti, ma puoi dico solo due usarne parole, salto le conclusioni anche. proprio finali. Tanto per me l'importante era farvi vedere come funzionava Esatto. Lightning Network. Era questa cosa che mi interessava di più, poi se siete interessati. Giusto due parole sulle conclusioni. Io ho sviluppato Sì, grazie. un simulatore per studiare la performance di Lightning Network. Ho sviluppato questo simulatore che adesso è pubblico, c'è cioè il link alle slide che poi vi darò e se siete interessati potete giocarci. E ho fatto delle simulazioni e ho visto che appunto i punti di forza di Lightning Network sono che può supportare un certo livello di nodi che si disconnettono. Quindi se la probabilità di nodi che si disconnette non è maggiore del 10%, Lightning Network comunque continua a funzionare. È anche resistente alla rimozione degli hub, cioè anche se i nodi centrali di Lightning Network, quelli che hanno il maggior numero di nodi, maggior numero di canali, scusate, vanno giù, comunque Lightning Network continua a funzionare abbastanza bene. Riguardo invece alle debolezze, come dicevo prima, ho scoperto e dimostrato che comunque le capacità dei canali Lightning Network limitano strettamente l'amount dei pagamenti che si può fare. Ho visto che in particolare la probabilità di successo dei pagamenti scende sotto il 90% quando si simulano pagamenti di circa 10.000 satoshi. Quindi anche con 10.000 satoshi, che sono appunto decine di euro, si rischia che magari a volte il pagamento fallisce perché i canali non hanno sufficiente capacità per trasferire questo pagamento. I canali sono soggetti a sbilanciamento, soprattutto in uno scenario in cui molti
molti pagamenti vengono fatti per esempio a certi service provider, se per esempio si mette, non so, Netflix su Lightning Network e tanti pagamenti vengono diretti verso Netflix, si rischia che i canali si sbilancino, che quindi poi i pagamenti non arrivano. E una possibile soluzione sarebbero quello di adottare delle strategie di rebalancing, in particolare ne avevo sviluppata una che sembrava promettente dalle misure che ho fatto. Niente, comunque per finire, Lightning Network ha una, comunque una fase di sviluppo ancora molto immatura, quindi sicuramente può crescere. Non è totalmente trustless, nel senso che comunque attori irrazionali possono comunque causare dei danni alla rete, quindi quegli attori che sono disposti a perdere soldi possono comunque causare danni alla rete anche dal semplice blocco di fondi. Niente, concludo qui, tanto a me importava più che altro farvi vedere, spero di avervi trasmesso un po' qualcosa sull'ID Network e su come funziona. A questo punto potete possiamo passare alle domande.